Un cordiale saluto dalla redazione di Occhio alla Notizia. Il telegiornale questa sera si apre con l'allerta meteo, una breve allerta meteo, quella che riguarda la perturbazione che arriverà nella giornata di domani, mercoledì 19 agosto. La Protezione Civile delle Marche infatti prevede rovesci e temporali diffusi, localmente anche di forte intensità. Le precipitazioni saranno più forti lungo la fascia costiera e quella collinare. I fenomeni poi temporaleschi si esauriranno nel corso della serata. Il quartiere Vallato negli ultimi anni sta vivendo momenti un po' così così, sicuramente poco felici. I residenti lamentano spesso situazioni al limite della sopportabilità a causa di schiamazzi, atti vandalici di ogni genere. E adesso, come sentiremo tra poco in questo servizio, c'è anche il problema dell'incuria e del degrado. Vediamo. Incuria è uno stato di degrado del manto stradale che viene rappezzato un po' alla buona, assenza di segnalettica orizzontale e pericolosi tondini di ferro che fuoriescono dai camminamenti in cemento e che possono rappresentare un serio pericolo per i bambini che giocano e anziani con difficoltà nella deambulazione in transito per recarsi nelle loro abitazioni. E questa la desolante cartolina del quartiere del Vallato che ci presenta un abitante della zona, tra i primi a insediarsi qui e che vorrebbe maggiore attenzione del comune in questa parte della città. Ci sono i camminamenti, le vie di camminamento che sono in parte nel Vallato rifatte a nuove, e sta parte qua che diciamo è l'ultima tratta, il totale abbandono con gradini impraticabile sia da carrozzelle per bambini, carrozzelle handicappati, e anche la pedonabilità a piedi è pericolosa perché non è illuminata, non è segnalata, e le beole poi vedete in che condizioni sono. È successo che c'è caduto un signore qua qualche anno fa, tirato su, però vedete in che condizioni è, tolto, ho visto che è venuto via. Da fegli operai. Le radici degli alberi piantati a ridosso del passaggio e il passare del tempo hanno fatto il lavoro grosso, come si dice, ma anche la scarsa manutenzione di chi di dovere ha fatto il resto. E ora siamo a situazioni davvero incresciose, come nel punto alle spalle dell'edicola dove gli arbusti hanno già invaso metà della carreggiata. La solita risposta: non ci sono i soldi, perché questa è una battuta per loro. Noi il postino con porta le bolle dell'Aset ci arriva e speriamo che arrivano anche loro a sistemarsi un po', perché come dico d'altra parte sono state fatte. Un serio pericolo, soprattutto nelle ore notturne, è dovuto dalla mancanza totale di segnalettica orizzontale, linee di mezzeria, strisce pedonali, limite destro della carreggiata, totalmente scomparse per effetto degli agenti atmosferici. E questa è la situazione di questa parte di Vallato, come avete visto, situazioni pericolose per grandi e per piccini. Ivan ci ha detto che ieri sono venuti a rattoppare alcune buche molto grosse che si erano create in questa zona della strada, però sicuramente tutta la parte sud del Vallato merita attenzione e merita soprattutto un rifacimento di alcune zone. Disagi e rallentamenti al traffico questa mattina a Fano, nella rotatoria di Sant'Orso, a causa di una grossa macchia d'olio finita sul manto stradale. In particolare gli agenti della Polizia Municipale sono intervenuti per raccomandare prudenza e velocità moderata ai centauri che a bordo di moto e scooter, insomma, si trovavano a percorrere il tratto di strada in curva che porta all'ingresso del quartiere e all'imbocco della E78 e della autostrada adriatica A14. Adesso parliamo dell'ex ferrovia Fano Urbino. La settimana scorsa ha fatto visita in città il direttore della Fondazione FS, l'ingegner Luigi Cantamessa. Ad accoglierlo c'erano varie associazioni, tra cui naturalmente i rappresentanti della Ferrovia del Metauro. Con noi in collegamento nel telegiornale dall'ex casello di Bellocchi di Fano c'è Giovanni Carboni. Buonasera Carboni. Buonasera. Allora,
Domanda secca, quante possibilità ci sono di riaprire questo tratto dell'ex ferrovia Fano-Urbino, secondo lei? Dopo la giornata di lunedì 10 agosto in cui abbiamo ricevuto la visita dell'ingegner Cantamessa, senz'altro ce ne sono di più, molte di più di prima. Ma di riaprirlo non solo come noi avevamo ipotizzato nei progetti e come diciamo da tanto tempo come trasporto pubblico e trasporto ovviamente di studenti, di turisti, ma anche come step iniziale e come proposta di turistica per il territorio, come linea turistica. La Fondazione Ferrovie dello Stato, di cui l'ingegner Cantamessa è il direttore generale, ha riaperto in Italia ben 4 linee ferroviarie e sono 4 linee ferroviarie che rendono e rendono con il trasporto turistico, cioè sono treni storici, quindi esclusivamente materiale distolto dal servizio ordinario e dedicato a fare dei treni storici che hanno quindi anche un'importanza dal punto di vista culturale, un'importanza dal punto di vista dei flussi turistici che arrivano in un territorio, anche perché sono accompagnati, cioè sono delle cose organizzate e quindi sono accompagnati da un'accoglienza sul territorio, e quindi non è che uno scende e non sa dove deve andare, ma la fondazione si occupa sia del trasporto, ma si occupa anche di organizzare questo genere di attività. Noi siamo stati onorati della visita della fondazione perché evidentemente l'attività svolta finora ha interessato questo ente che è parte del gruppo Ferrovie dello Stato. E poi noi comunque non possiamo riaprirla da soli, né la fondazione può riaprirla da sola, però se diciamo con l'aiuto del territorio, con l'aiuto degli enti locali, magari non sempre i soliti noti, potremmo riuscire a creare qualcosa di bello, potremmo riuscire. Ecco, sente, quindi le Carboni, possibilità sono sicuramente di più di prima. Sente Carboni, è importante anche le cifre, mi rendo conto che è impossibile dare cifre esatte in questo momento, non ci sono progetti definitivi, insomma. Però ecco, in linea di massima quanto ci potrebbe occorrere a livello economico per riaprire un tratto come questo della Fano-Urbino? Allora, questa è una domanda, una domanda da $1 milione. Allora, se la linea la vogliamo riaprire come trasporto pubblico, come avevamo ipotizzato al convegno dell'11 aprile, la cifra noi l'avevamo detta erano 86 milioni di euro. Se la linea la vogliamo riaprire tutta come linea turistica, la cifra è senz'altro più bassa. Si può immaginare, a seconda della velocità che uno vuole fare con questo treno turistico, che come tale non è un treno veloce o un treno di grandi prestazioni, uno può immaginare qualche milione di euro, ma comunque sono cifre sicuramente ad esempio paragonabili a quelle della pista ciclabile per fare un servizio turistico. Se uno invece il servizio turistico lo vuole ad esempio inizialmente limitare ad alcuni tratti della linea, a quel punto le cifre scendono notevolmente. Nella nostra proposta fatta il 10 agosto alla Fondazione, noi siamo arrivati con una proposta di provare a mettere un treno turistico sul tratto Fermignano-Urbino, lì le cifre sono veramente di poche centinaia di migliaia di euro in quel caso, ma stiamo parlando di un treno turistico, non facciamo confusione, cioè non che poi magari qualcuno che è contrario al treno domani mi dice Carboni ha detto che si riapre la ferrovia con 100.000 euro, non è così, si fa un treno turistico su un tratto con qualche centinaio di migliaia di euro e l'indotto che questo treno turistico ha con alle spalle un'organizzazione come la Fondazione Ferrovie dello Stato che ha i suoi canali per portare le persone, senz'altro è molto positivo e non è che è positivo per me o per l'associazione, è positivo per il territorio. Noi non dimentichiamoci mai che noi non stiamo lottando per noi, noi stiamo lottando per il territorio e il territorio può essere valorizzato anche per mezzo di questa linea ferroviaria, se si sa come usarla. Poi se ne sentono di tutti i colori, si parla delle ciclabili, si parla degli acquedotti, si parla addirittura di farci, ho visto su Facebook, delle corsie per gli autobus, cioè insomma proprio tutto meno che il treno. A me mi sembra che una ferrovia nata per farci passare i treni, se uno ci fa il treno, un errore non lo fa di sicuro. Bene, grazie, è molto chiaro. Anche grazie, grazie a Carboni per questo collegamento. Andiamo avanti con il telegiornale. Tempo di vacanze, tempo di letture. 6 italiani su 10 però non leggono
nemmeno un libro all'anno, almeno così dicono le statistiche dell'Associazione Italiana Editori, ma durante il periodo estivo per fortuna aumentano le occasioni per dedicarsi alla lettura, visto che uno ha più tempo appunto a disposizione. Non siamo certo dei campioni di lettura noi italiani, le statistiche sono impietose. Il 60% degli italiani non legge nemmeno un libro all'anno e quelli che ne leggono almeno uno sono in calo del 6,6% rispetto al 2014. No. Né libri né riviste? È poco. Poco? Neanche sotto l'ombrellone? No, pochissimo, guardi, non... Tempo di vacanze, tempo di letture, però l'estate è il periodo dell'anno in cui dedichiamo più tempo a noi stessi e quindi perché non leggere un libro che non abbiamo ancora avuto il coraggio di iniziare o visto che siamo in partenza per una meta turistica, perché non mettere in valigia quel romanzo o quel saggio che ci aspetta lì da tanto tempo? Che libri predilige? D'azione o sono i classici? Durante l'estate legge di più o l'estate... Meno, sinceramente meno. Si dedica più ad altre cose. Sì. D'estate lei legge di più o di meno? Leggo di più, leggo sicuramente di più. Sì. Sotto l'ombrellone o in relax a casa? In relax a casa, sì. Che libri predilige in questo periodo? Le graphic novel. Graphic novel, i fumetti, diciamo, romanzati, così mi piacciono molto. Quindi una lettura di distrazione? Sì, per passare il tempo, diciamo così, in relax. Invece d'inverno magari letture un po' più impegnative? Sì, d'inverno sicuramente più saggi. Qual è l'ultimo che ha letto? Luciano Gallino, L'Italia post-industriale. In estate aumentano anche le uscite editoriali, le case editrici fanno a gara a chi si aggiudica il bestseller dell'estate. Ma come orientarsi in questa Babilonia di pubblicazioni? Un aiuto ci può arrivare dal nostro libraio di fiducia. Siamo in tempi di viralità, voglio dire, la parola utilizzata nell'odierno è internet, ho visto internet. In buona sostanza la metafora è quella di una barchettina, di una zattera in un mare magnum di pesciolini, di meduse e di tanti, come dire, tanti oggetti che internet offre. Bisogna avere una traccia, bisogna avere un'idea. E ancora, secondo me, il libraio resta un punto di riferimento per chi ha voglia di leggere. O anche dall'edicolante sotto casa, che ci può dispensare qualche buon consiglio. Tira sempre sotto l'ombrellone una lettura facile, però i quotidiani reggono uguale? Sì, la gente vuole sapere le notizie di Ufano in generale, ecco. E letture un po' più, insomma, impegnative, tipo settimanali, periodici, vanno ugualmente anche d'estate? Ma sì, ma comunque molti fanno anche la settimana enigmistica perché sotto l'ombrellone ci sta, no? Uno prende il mojito, no? E allora così anche per, sì, passa il tempo e quindi tra una lettura e l'altra si tiene allenata la mente, ecco. Alla fine, anche se siete in quel 60% di italiani, se proprio decidete di passare dall'altra parte della barricata, comprate un libro cartaceo. L'odore di un buon libro vi scalderà anche l'anima. Signora, mi scusi, lei legge durante l'estate? Sì. Cosa predilige? Libri, romanzetti, sotto l'ombrellone. Cose un po' leggere, diciamo. Leggere, i quotidiani. E i quotidiani. Fino a quando si fa colazione. E adesso guardate queste fotografie, si vede un tratto di strada rovinato da avvallamenti e buche, le foto sono state scattate in via Einaudi a Bellocchi di Fano, poco distante dal centro commerciale. Il nostro telespettatore poi ha scritto anche un messaggio, in una di queste buche ieri sera ci è caduto mio figlio, lo vedete in questa immagine, mio figlio con lo scooter, ed ecco il risultato, escoriazioni varie sia alla gamba che al braccio e medicazione al pronto soccorso e naturalmente danni anche al motorino. E adesso parliamo di gelati. La storia del gelato si perde nei tempi. Isacco, offrendo ad Abramo del latte di capra misto a neve, inventò di fatto una forma primitiva di gelato. Alcuni attribuiscono invece la sua paternità ai cinesi, che lo avrebbero inventato ben 3000 anni prima di Cristo.
Anche i romani, amanti del buon cibo, consumavano dei dessert gelati chiamati nivata e poziones. Ma senza scomodare la storia, va da sé che l'estate e il sole sono indissolubilmente legati, per grandi e piccini, alla voglia di gelato. Il 94% degli italiani lo consuma in questa stagione e tra questi il 56% una volta alla settimana, mentre ben il 30% lo mangia praticamente tutti i giorni. I gusti pigiattonati sono i classici, cioccolata, nocciola, pistacchio, bacio, crema. Dopo, come gusti nuovi che escono, ognuno ha un po' di fantasia. Noi facciamo la nocciutella, che è la nocciola variegata con la Nutella, facciamo un tipo di cioccolato e after eight, menta e cioccolato. Gusti alle frutte, il classico sempre limone, fragola va sempre. Il gelato è un alimento vero e proprio, adatto a tutte le età, dai bambini ai nonni, ed è piuttosto sicuro dal punto di vista igienico, perché la temperatura a cui viene prodotto e conservato fino al consumo è estremamente bassa, meno 8 gradi centigradi. C'è un gusto dell'estate, dell'anno? Vendiamo abbastanza bene la pesca e maracuja, come gusto estivo, che è abbastanza fresco. C'è un appuntamento da non perdere durante questo fine settimana. Tra le manifestazioni più importanti vi segnaliamo la nona edizione della Festa della Tagliatella, che si svolge a un quarto d'ora circa da Fano. Vediamo dove. Noi quello che puntiamo molto su questa festa è la genuinità dei nostri prodotti, le nostre mitiche tagliatelle fatte a mano, i nostri ragù fatti sul posto al momento, dove la gente arriva sente proprio il sapore dei sughi che bollono, le nostre grigliate proprio fatte al momento e poi l'occhio in porchetta e il coniglio in porchetta cotto e condito da noi e cotto sui forni a legna proprio come usavo una volta. Quante tagliatelle, quante uova di tagliatelle pensate quest'anno di preparare? Insomma, come vi state preparando? Le tagliatelle e le uova sono impossibili contare, comunque sono migliaia e migliaia di uova. Puntiamo molto su quintali di tagliatelle, adesso è difficile dire, ma la gente è tanta, quindi anche le tagliatelle sono tante. Giovedì ci sarà la sfilata di moda, poi successivamente ci sarà un complesso di Abelson che allieta la serata per chi è amante del ballo. Poi il venerdì sera c'è una bella gara di briscola, 128 coppie con ricchi premi. Sabato ci sarà una nuova orchestra da Nuova Romagna Folker. Domenica ci sarà l'orchestra Io Salito, che allegra la serata. Allora, prima di salutarvi c'è un'ultima ora che è arrivata in questo momento in redazione. Arriva da Fano una notizia di cronaca. Un uomo è stato trovato morto all'interno di un appartamento in via Cornelli, nella zona Lido a Fano. Pare che questa persona sia morta da diversi giorni. Questo è tutto quello che sappiamo, perché la notizia è appena arrivata, appunto, come dicevo, qui in redazione. Tutto, grazie per aver seguito Occhio alla Notizia, arrivederci.